Buongiorno, ah sì, chi sta arrivando? Anche la Wendy, sì, anche la Wendy. Buongiorno, bentornati e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi hanno deciso di fare i lavori, i cani che abbaiano. È stato un risveglio soft, me l'aspettavo. Comunque, a parte i miei occhietti che ancora si devono aprire, oggi è un giorno speciale. Tanto atteso, ed è il giorno in cui andrò finalmente a rifarmi le unghie, vi giuro, cioè questi giorni che sono stata così proprio senza niente, ho detto Dio, non ce la posso fare, vi giuro, non ce la posso fare, quindi sono troppo contenta. In più io ho un problema, nel senso che ho gli indici che mi crescono sempre di più delle altre dita, non so se vedete. Cioè, l'indice sporge sempre dalla parte dietro e mi dà un fastidio sta cosa. L'avrò accorciato 7 volte e ogni volta è ricresciuto. Quindi, vabbè, per fortuna, insomma, io ho una crescita unghie e capelli veloce, ma comunque, a parte ciò. Stamattina, tra l'altro, mi sono svegliata con una lieta novella, una bella esibizione dei BTS, ma non un'esibizione qualunque, adesso vi faccio vedere quale. E me la godrò davanti al mio yogurt aspro e acido che devo mangiare. Quindi andiamo a fare colazione. Cioè, non so se state capendo che cosa è uscita. Un'esibizione dei Triple J sul remix di Bot con Megan Stallion. Cioè, io, ragazzi, ce la posso fare. Nel mentre appunto mangio il mio yogurt col cioccolato fondente. Cioè, veramente una cosa oscena, immangiabile. Non ce la posso fare. Raga, un'esibizione breve ma intensa. Cosa mi ricorderò? Questo. Vediamo se si vede. La vedete la linguetta? Beh. Bravi, molto bravi. Detto ciò, vi dico brevemente. Allora, a parte, ragazzi, che ieri Kylie Jenner ha annunciato ufficialmente di essere incinta, cosa che già sapevamo perché ormai sul web tutti agenti della CIA, cioè chi vede un dettaglio, chi ne vede un altro, poi mette insieme i pezzi, boom, sei incinta. Quindi l'ha dovuto dire e quindi, insomma, questa è la sua prima foto da pregnant woman che carica su Instagram dopo averlo detto. Va bene, ok, ma a parte ciò, io oggi devo lavorare a un po' di video, delle cose che ho registrato anche ieri, e se riesco ne registro delle nuove, anche perché le unghie ce l'ho oggi pomeriggio. Sono ancora molto indecisa su come farle, cioè sicuramente le farò nude perché sì, cioè mi piacevano anche così, per intenderci, nere con la French, vedete, lucida. Non di questa forma, ma a mandorla. Però vedete, come forma farò una cosa del genere. Ok? Anche il colore è bello, però la prossima volta magari. E poi mi piaceva questo effetto qui di French. Se riesco ad aprirvi la foto, vedete? Fatto in questo modo, però magari col bianco. Oppure ancora mi piaceva una cosa del genere, però non lo so. Sono tutte idee che devo mettere insieme, altrimenti vado direttamente di baby boomer prepotente e basta. Quindi boh, staremo a vedere. Detto ciò, raga, vi giuro, mi sto sentendo male a mangiare lo yogurt, che io di solito ci metto sempre una puntina di miele, però ho detto no, non posso farlo perché sennò si rovina tutto questo processo di chetosi che sto facendo, no? Però vi giuro che è immangiabile. Poi io che odio le cose aspre, proprio questi giorni. Mia madre non c'è a casa perché si è dovuta fare una piccola operazione in ospedale. Quindi dovrebbe tornare tra domani e dopodomani. Quindi questi giorni alla casa ci devo pensare io perché è mio padre. Quindi niente, è da ieri che metto a posto cucina, faccio piatti, che in realtà è una cosa che faccio lo stesso anche quando c'è mia madre, però sapete, quando non c'è ho tipo più l'ansia di... non lo so. Poi ieri mi sono fatta questi peperoni al forno, mi è appena sgocciolato tutto il succhetto e quindi li devo spellare. E niente, ora mi finisco quindi di vedere questa esibizione per tipo l'80esima volta. Dopodiché posso iniziare con la mia vita, cioè mi lasciate un attimo perdere. Ora, mi sono fatta una doccia, almeno riesco a parlarvi bene dei prodottini di cui vi devo parlare e riesco anche a farveli vedere con calma. Perdonate il rumore fuori, ma ovviamente stanno tagliando l'erba. Post periodo estivo, diciamo che c'è quel periodo di ripresa, ok? Che penso viviamo un po' tutti.
Sappiamo che il sole, il mare, la piscina tendono a seccare molto la pelle. Per quanto riguarda i capelli, ovviamente tra salsedine e cloro si vanno a rovinare tantissimo. Quindi vi voglio assolutamente far conoscere questi prodotti perché dovete. È proprio un dovere morale che avete verso voi stessi perché sono pazzeschi. Sapete che io vi parlo molto spesso di skincare e hair care perché è una cosa a cui tengo particolarmente, perché la faccia, i capelli è una delle prime cose che la gente vede. Ma anche io, ad esempio, quando mi guardo allo specchio, cioè una delle prime cose che noto. Quindi il primo prodotto che mi ha svoltato l'esistenza è questo siero qui, che è un siero esfoliante del marchio Freshly, di cui trovate tutte le info sotto nell'info box. Vi metto tutti i link e c'è anche attivo un codice sconto che potete usare sempre su tutto il sito del 25%, quindi andate a dare un'occhiata. Io lo sto già usando da parecchio tempo, già da in realtà prima dell'estate, quindi ho avuto modo di provarlo per bene. Che va appunto applicato quotidianamente per andare a sfoliare la pelle, favorire il rinnovo cellulare. All'interno agli enzimi della melograna, papaya, caviale di lime australiano, cioè ci intendiamo. E questo colore che vedete particolare è dato dalla corteccia del salice nero, che aiutano contro i rossori, i pori dilatati, le rughette, insomma sono spaziali. Prima della crema finale vado ad utilizzare questo. È consigliato utilizzarlo prima di andare a dormire, quindi io adesso ve lo faccio vedere, però di solito lo faccio prima di andare a dormire. Quindi metto il mio cerchietto, vado a fare la mia doppia detersione. Quindi prima detergente barra struccante a base oleosa. Eccoci qua. Passo bene anche questa. Dopodiché passo al tonico, io lo tampono così. E poi appunto vado a mettere questo siero. Poche gocce mi raccomando, perché ne basta veramente poco. Tra l'altro vi faccio vedere, è super denso e concentrato. In più ha un profumo che voi non potete capire. Sapete che io sono ossessionata con le profumazioni, quindi lo noto sempre. È buonissimo. Lo tampono in modo che penetri bene nella pelle. Quindi questo era il primo prodotto per salvare la vostra pelle post estate, cioè ve la fa riprendere da così a così. Io vi metto delle immagini di come avevo la pelle prima di usare questo prodotto. Avevo tutte bollicine, tutte irritazioni date appunto dal sole, dalle creme solari, eccetera eccetera. Questo è la svolta. Poi abbiamo questo. Questo qui è per il corpo. Come potete notare l'ho letteralmente mangiato. Faccio leggere bene il nome. Questo qui è un olio super idratante, ma allo stesso tempo che non unge e si assorbe in fretta, quindi favola. Che ci aiuta contro cicatrici, smagliature, cellulite, quindi tutto quello che va prevenuto e curato. All'interno ci sono 12 tipi diversi di oli e io con la pelle secca, particolarmente nella zona dei gomiti, braccia, gambe, questa è un'altra delle chicche che dovete sapere. Quindi ne metto qualche goccia sul corpo e lo massaggio. Anche questo che ve lo dico a fare, c'è una profumazione divina e come vedete si assorbe subito, cioè lo sentite proprio al tatto, che non avete più nulla ma siete idratate. E ultimo prodotto, ma non per importanza, anzi questo è la svolta, è stata la svolta, è questo spray alla cheratina per i capelli che me li ha letteralmente fatti rinnovare. L'ho usato tantissimo e ne basta veramente poco, quindi questo vi dura proprio tanto perché bastano veramente due spruzzate. Poi il getto è molto ampio, quindi riesce a prendere bene tutte le varie zone. Poi vabbè, io ho i capelli corti. Questo lo potete usare sia su capelli asciutti, quindi prima magari dello styling o tutti i giorni semplicemente per dare un po' di idratazione, un po' di volume. Oppure appunto io lo uso anche sui capelli bagnati, quindi prima di asciugarli. Una delle cose che adoro di più di questo prodotto è che toglie l'effetto crespo dal capello. Cioè io letteralmente, adesso vi faccio vedere, io ho i capelli ricci mossi. Questi che vedete io li ho solo asciugati, attenzione, li ho solo asciugati con il phon e la spazzola. Cioè, non so se riuscite a capire tipo il miracolo di questo prodotto, letteralmente. E appunto io lo spruzzo, faccio proprio due spruzzate e due di qua. Poi do la mia spazzolata e chi lo lascia più? Cioè, guardate qua. Sentite proprio il capello come rimpolpato, ma non appesantito. E se avete appunto i capelli danneggiati da sole, piastra, colori, cose, fatevi questo regalo e poi venitemi a dire veramente come vi siete trovati. Non va risciacquato e mi raccomando, prima di utilizzarlo date bene una shakerata, almeno andate a miscelare bene tutte gli ingredienti e fa la sua azione. Detto ciò, io vi ho parlato appunto di questi tre prodottini che mi hanno letteralmente
salvata dopo il periodo estivo. Vi ricordo che sotto trovate il link per andare sul sito di Freshly e avete anche il 25%, quindi migliore occasione di questa non potete trovare per provare questi prodottini. Vi giuro, la svolta. Ricordatevi questo, mi raccomando, solo la sera, perché comunque è sempre un prodotto enzimatico. Detto ciò, abbiamo finito le nostre hair care, skin care, body care. Mi vado a vestire e inizio il mio lavoro al PC. Allora, mi sto dando alle pulizie, anche perché qua sopra era un casino. Più che altro pulire tutte queste mensole, queste cose qua. Meno male che ci sono gli amici nelle cuffiette, infatti non so se sto urlando per registrare questa clip, ma vado di pulizie, ragazzi. Tià. Ah! Momento pranzo, perché non mi ero minimamente resa conto che si fossero già fatte le 2:04 in questo momento. Tra l'altro ho messo questo film che si chiama Paradise Hills, che io volevo vedere al cinema ma non sono mai riuscita ad andare. Quindi ho detto, l'ho trovato, lo guardo. Il problema è che non capisco se mi sta piacendo o se mi ricorda vagamente un po' il concept della moglie perfetta. Vi ricordate il film con Nicole Kidman? Per ora, cioè, sto a metà film e mi sembra un po' quel concept lì. Anzi, no, neanche a metà film, ho visto solo i primi 30 minuti. Quindi, boh, continuiamo a vederlo. Signore, vuole salutare? Signore? Signore, madonna mia, quanto sei buono, santo di quel cielo. Di chi è il compleannino tra un po'? Di chi è il compleannino? Il compleannino? Ragazzi, tra esattamente oggi è 9, 10, 11, 12, 3 giorni! È il tuo compleannino! Oddio! Ed è anche il compleannino di Namjoon. Siamo nati uguali al grande capo. Sì. Comunque, ho appena finito di vedere il film, raga, una cagata pazzesca. Cioè, meno male che non ero andata al cinema a vederlo, perché è una noia. Ho stoppato tipo, penso, 76 volte. Lo stile è un po' il film, quello che vi dicevo prima, però la versione fatta male. No, 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 non sprecate il vostro tempo, guardate altro che è meglio. Devo trovare una postazione dove mettervi. Allora, questo è il periodo spose, feste, matrimoni, cerimonie, quindi questi giorni sono sempre indaffaratissima ad andare in giro, perché appunto vado a truccare ovviamente le persone a casa. Ecco, ad esempio, mi stanno continuando a scrivere. Tra l'altro, se volete informazioni, perché vengo io da voi, vi lascio il mio account Instagram dove scrivere la mail qua sotto. Lavorare con le spose ovviamente è una delle cose più difficili, più che altro perché hanno addosso una pressione 10 volte di più di quella che può essere, insomma, quando vado a truccare per una cerimonia normale, o che siano invitate o che siano no. Giustamente, sei la sposa, le foto le vedrai per tutta la vita, l'ansia del fotografo che arriva e la casa piena di parenti, e cioè, ne ho viste di ogni, veramente di ogni. Però sono contenta perché il trucco sposa è uno dei miei preferiti. Solitamente lo vogliono quasi tutte naturali, però quando mi capita la sposa che mi chiede qualcosa di un po' più stravagante, dico sì, sì. Ad esempio, l'altro giorno ne ho fatta una nude rosata. Quella invece che devo andare a truccare settimana prossima sarà un pochino più sul viola prugna, per intenderci. Ovviamente sono differenti anche l'età, quindi una era più sui 30, una è più sui 40, quindi cambia anche il metodo di trucco. In realtà uno dice banalmente un trucco normale, ma il trucco sposa è appunto uno dei più difficili, perché non basta andare lì e fare un trucco, bisogna comunque saperlo adattare alla persona, e devi essere anche un po' psicologa nel capire che tipo di persona hai effettivamente davanti. Tipo, la primissima volta che ho truccato una sposa, non dico che ho toppato, perché fortunatamente ci sono ovviamente le prove che si fanno prima, ok? Quindi alla prima prova non avevo pensato, non mi ero ricordata di chiederle ad esempio come si truccasse lei giornalmente, come era abituata a vedersi, capite? Perché anche quello fa tanto, perché se una persona magari è abituata che si fa l'eyeliner tutti i giorni, io non posso
non metterle qualcosa che vagamente le ricorda anche solo la forma, no? Io so cosa sta bene sul suo occhio e glielo adatto, però capite cosa sto intendendo, insomma. Quindi non mi ero ricordata di chiederle questa cosa. E poi io solitamente metto i ciuffetti alle spose, non le ciglia intere, perché magari c'è quella che non l'ha mai messe le ciglia finte intere, quindi può dare fastidio. Insomma, chiedo sempre. Ormai dopo un po', insomma, che ci fai la mano, che prendi pratica, ovviamente sai bene come muoverti. Però all'inizio mi ricordo benissimo quel giorno, ero impanicatissima e alla sposa era piaciuto tantissimo, nonostante fosse appunto una cosa super diversa da come si truccava lei di solito, perché era una di quelle classiche tipe che io mi metto solo il blush e il mascara, cioè basta, definitivo proprio. Io ero andata lì, le ho fatto tutta la cosa come la vedevo io, tutta strutturata, luminosa, eccetera. Lei all'inizio si è guardata e ho detto: ecco, ho fatto tipo un casino, è la fine. E invece ha detto: diverso dal solito, però mi piace. Ecco, quella volta mi è andata di culo. Però le volte dopo mi sono ricordata di fare tutto questo ragionamento, una cosa o un'altra. Vabbè, perché ho aperto questo discorso? Non lo so. Vabbè, voi siete beccato. Fatto sta che fare la truccatrice, ragazzi, è bello. Allora, sono arrivata qui al salone. Volevo farvi vedere il prima delle mie unghie. E poi ci vediamo dopo per il dopo. Ok, siete pronti? Tadam! No, aspettate, mi fermo. Tadam! A parte qua che vabbè, io mi ero mozzicata una pollicina. Tadam! Praticamente sono arrivata. E di solito io le faccio con un'altra ragazza che però sta in malattia. Quindi l'ho preso con la proprietaria, che è anche la ragazza che fa i corsi. Quindi sapevo che me l'avrebbe fatto bene. E io le ho detto: guarda, le vorrei fare a mandorla. Lei: ok, poi ho fatto vedere la foto e mi fa: senti, visto che hai delle mani bellissime, che è una cosa che mi dice sempre chiunque mi fa le unghie, quindi meno male, una cosa ce l'avrò, e un letto uguale molto lungo, ti posso fare la mandorla, quella da competizione, che è un po' più strutturata, ci mettiamo un pelino di più, mi ha detto, però poi fidati che viene bene. Col fatto che io l'ho provate tutte le forme delle unghie, le ho detto: va bene, facciamo, proviamo. È fighissima, adesso ve la faccio vedere bene. È molto strana dalla mandorla normale, quella che mi fanno di solito. Non so bene come farvi notare che ha una forma diversa, forse da così, forse dai pollici, si vede un pelino di più. Fa strano riavere le unghie dopo tutto questo tempo. Cioè io è veramente una vita che adesso non ce l'avevo. Non sono neanche troppo lunghe, cioè poteva fare peggio. Sono molto soddisfatta. Fatemi sapere se vi piacciono. Questa forma un po' diversa, abbiamo sperimentato. Detto ciò, vediamo che ore si sono fatte. In realtà non ci ho messo tantissimo. Ci ho messo un'oretta e mezza in realtà, perché poi c'è il pezzetto che mi sono fatta a piedi. Abbiamo iniziato un po' in ritardo, quindi molto brava, molto molto brava. Mi avvio verso casa che vedo già la coda di gente e ho paura. Mamma mia, ragazzi, ieri mi sono allenata. Mi fanno malissimo le gambe. Detto ciò, quanto I'm feeling myself, che ho di nuovo le unghie, cioè non potete capire. Una sensazione che non provavo da mesi. Le adoro troppo, troppo, troppo. Cioè, cambia proprio la mano. Cioè, guardate quanto sembra con le dita più lunghe. Postazione TV, perché ovviamente, non essendoci mia madre, come vi ho già spiegato, posso usufruire di questa cosa che di solito non faccio mai, perché appunto ci sta sempre lei la sera. Mi ero messa a vedere Avatar, che appunto è il mio film preferito di sempre, lo sapete. Però ieri sera era tardissimo, quindi non ho finito di vederlo. E niente, quindi continuo a vedermelo perché manca un bel po' in realtà. Cioè, tipo 2 ore di film. Vediamo oggi che ore sono. Se è fattibile come cosa, sì, dai, sì. Comunque io non finirò mai di ripetere quanto questo film sia incredibile. Cioè, tutte le volte che lo vedo sembra la prima. E lo sapete quante volte l'ho visto in esattamente 12 anni? Perché è uscito nel 2009, cioè, non per dire. L'avrò visto tipo un triliardo di volte. Almeno una ventina di volte l'anno. E sto ancora aspettando un continuo che in teoria doveva uscire l'anno prossimo, ma di questo passo non lo so. In tutto ciò abbiamo gli ignomini. Ami è molto preso, come vedete anche a lui piace molto questo film. Molto molto preso, soprattutto quando ci sono queste scene dove saltano da una parte all'altra.
Mi giuro, mi fa sentire male. Ah, si è spiaggiata. Qui abbiamo la Gwendix vicino a me. In realtà è bellissima anche questa scena dove vanno a prendere il proprio uccellino volantino. Ma guardate i colori. Poi su questa TV che c'ha dei super cristalli pazzeschissimi, è una cosa, vi giuro, mi sembra di stare su Pandora. Che poi prima c'era una scena dove si vedeva palese che lui si fosse accorto, reso conto inconsciamente del fatto che era innamorato di lei, insomma, i due protagonisti, no? E quindi mi dicevo dentro di me, effettivamente tutti hanno quel momento dove realizzano che sono innamorati di quella persona, che gli piace quella persona. Vi è mai capitato? Così, pensiero profondo delle, aspettate, delle 21:40. Torna l'hashtag Ilaria filosofica. Eccoli, pazzeschi. I can. Cercherà di ucciderti. Devo dire che in realtà non è neanche troppo tardi, però andiamo a dormire, che è meglio, visto che mi devo svegliare presto, editare questo vlog, e che appunto vedrete poi domani, che per voi sarà oggi. Detto ciò, spero vi sia piaciuto questo vlog un po' più soft del solito. Mi ripeto, fatemi sapere se vi piacciono le unghiette, fatemi sapere come le posso fare prossima volta. Pensiamo già al futuro. In realtà penso che farò il baby boomer, ma è un'opzione, una delle, perché poi tanto cambierò idea tipo altre mille volte. Mi devo mettere il burro cacao, andare a dormire. Vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Mi raccomando, state sintonizzati perché arrivano tanti nuovi video. Ciao!